settimana fa, qualche giorno fa, si è svolto a Malta, altro cuore del Mediterraneo, un importante convegno della società Dante Alighieri. Perché l'italiano, abbiamo sentito anche nei servizi precedentemente mandati in onda, è una lingua conosciuta in un modo particolare nel bacino del Mediterraneo. E noi siamo andati lì, abbiamo ascoltato anche in questo caso delle testimonianze, delle storie di impegno veramente molto molto interessanti. Guardate, poi ci darete ragione forse. Parola d'ordine, passione per la lingua italiana e poi buona volontà, dicasi molto spesso volontariato, per sostenere le iniziative a favore dell'insegnamento e della diffusione dell'italiano all'estero. La società Dante Alighieri, 116 anni di storia, ha dedicato il suo ultimo congresso internazionale svoltosi nei giorni scorsi a Malta allo stato di salute dell'idioma nazionale rispetto all'area del Mediterraneo. Titolo dell'incontro cui hanno partecipato oltre 60 delegazioni, Il mare che unisce, l'italiano lingua franca del Mediterraneo. Una nuova stagione, quella intrapresa dalla società Dante Alighieri, rinnovamento e iniziative di promozione, il binomio forte per diffondere o meglio far aprire nuove sedi di studio ed apprendimento. Tra gli obiettivi superare quota 200.000 soci e nuove sedi oltre alle 500 sparse nel mondo, 250 delle quali a livello di elevata professionalità e 60 classificate come eccellenti. L'italiano si è diffuso nel Mediterraneo per il commercio, era presente in tutti i porti dove addirittura arabi e altri greci usavano parole italiane per capirsi con gli altri marinai. Quindi è una realtà che c'è stata nei secoli fino alla fine del Settecento, anche all'inizio dell'Ottocento. Oggi può tornare come lingua di cultura, come lingua che apre delle prospettive di conoscenza della cultura italiana, di lavoro, e noi vediamo una domanda crescente. A questa domanda la società Dante Alighieri cercherà di, e sta cercando a partire da questo congresso di Malta, di far fronte riaprendo le sedi della Dante Alighieri dove magari era e oggi non è più per ragioni storiche, voglio dire in Egitto, ad Alessandria d'Egitto o anche in Algeria in tanti punti, cioè all'interno delle università. Cioè la nostra idea è quella di ricominciare con i comitati della Dante Alighieri dove non sono più e dove è interessante riaprirli insieme con le università locali. L'area del Mediterraneo, da sempre luogo di scambi e contaminazioni tra popoli e lingue diverse, è come per elezione naturale il laboratorio da sempre aperto, una sorta di scuola attiva, con però il maggior numero di studenti. Noi facciamo i corsi serali e iniziamo dai principianti, adulti e giovani, fino alla maturità. Poi facciamo anche la classe, questa interessante, l'ho creata io, per gli stranieri. Il primo anno si fa in inglese. Il secondo anno, che hanno già un'idea dell'italiano, si fa in italiano. In questa classe c'ho gente da tutto il mondo, c'ho russi, c'ho dall'Albania, c'ho degli arabi, e gente che lavora con ditte italiane che hanno il franchising a Malta e vogliono capire l'italiano. C'ho anche le mogli degli ambasciatori di tutto il mondo che sono qua. La passione, ma non eccessivo dire l'amore per la lingua italiana, in non pochi casi caratterizza esperienze storicamente problematiche. Io mi sono laureato a Modena in Italia nel 1991. Da quando sono laureato e sono tornato nella Terra Santa, Israele, ho avuto sempre l'amore dell'Italia, della gente italiana, delle abitudini italiane, perché mi hanno accolto molto bene. Volevo sempre poter ripagare qualcosa. Ho pensato, abbiamo cercato di aiutare studenti che vengano a studiare in Italia e poi volevamo incoraggiare questi studenti. Avevano un po' di problemi per quanto riguarda la lingua italiana. Abbiamo pensato di mettere su Dante Alighieri, visto che lo scopo principale della Dante è difendere, diffondere la lingua e la cultura italiana. Abbiamo iniziato a insegnare lingua italiana in modo gratis per poter aiutare. È venuta fuori questa idea, appena ho iniziato a chiedere ai miei amici che sono laureati in Italia il loro parere, ho scoperto che tutti quanti amano l'Italia come me e volevano aiutare. Abbiamo messo su questa Dante Alighieri, abbiamo iniziato a insegnare lingua italiana a tutti, anche ai studenti, e poi abbiamo iniziato a fare delle attività culturali, cene ad esempio, attività culturali varie, con collaborazioni di italiani residenti in Israele, che sono tanti, con collaborazioni di tutti i laureati palestinesi che sono laureati in Italia, israeliani, e con collaborazione dell'ambasciata e del centro culturale sia a Haifa che a Tel Aviv.
Dall'inizio il comitato ha avuto un grande successo e all'inizio abbiamo avuto circa 700 soci. Perché? Perché erano tutte delle persone che, tornando dai campi di concentramento, quando sono arrivate in Italia hanno trovato che per la prima volta venivano considerate come delle persone, come degli esseri umani, con il calore che l'Italia ha portato a loro. E per questo, questo era a suo tempo la grande ragione per farsi socio della Dante Alighieri. E va bene, nel frattempo queste persone, la maggior parte, non ci sono più, ormai sono passati 50 anni e dunque oggi le persone vengono per la cultura italiana, vengono perché vogliono fare un giro in Italia e vogliono conoscere meglio l'Italia, perché l'Italia per gli israeliani rimane un paese al quale si sentono, molti di noi che veniamo dall'Europa si sentono legati. Noi stiamo parlando di almeno 10.000 laureati in Italia, in Israele, ebrei e palestinesi, e quindi quando dico gente che ama l'Italia sto parlando di quasi il 20 fino al 30% di laureati nello Stato israeliano. Immagini che oggi se tu vieni a fare un giro a Nazareth, nella zona araba, negli ospedali o nei tribunali, non ti stupisce il fatto se tra ogni tre un laureante dall'Italia.